Cara comunità di fedeli, se guardiamo indietro al turbolento anno del 2020, vediamo quanto siamo stati sorpresi dalla tempesta che ha abbattuto le nostre vite. Ci siamo trovati impreparati, increduli di fronte alla possibilità che il mondo potesse fermarsi. Eppure, è accaduto. Oggi, a distanza di anni da quei giorni oscuri, dobbiamo guardare avanti con occhi vigili e cuori pronti. Lo spettro di una nuova crisi, di una nuova malattia che minaccia di stravolgere le nostre vite, si affaccia all'orizzonte. Il messaggio consegnato dalla regina e madre degli ultimi tempi a Luz de Maria, però, non vuole portare una profezia di paura di desolazione. Ci indica chiaramente i sintomi e i rimedi per affrontare questa nuova minaccia. Ma c'è di più, la Santissima Vergine Maria ci dà due mezzi di prevenzione. Uno menzionato esplicitamente, e l'altro lo scoprirete alla fine del video, perché ricavato da un'analisi dalle sue parole. Prima di leggere l'intero messaggio consegnato alla veggente, se ti interessano argomenti come questo, ti chiediamo di iscriverti al canale e di sostenerci con un mi piace al video. Ti preghiamo di accogliere questo nostro appello, perché è un piccolo gesto che per questa comunità di fedeli può fare una grande differenza. Amati figli del mio cuore immacolato, ricevete le mie benedizioni e il mio amore materno. Amati figli, chiamo ciascuno di voi in particolare a esaminare nuovamente il proprio agire e comportamento personale. Il mio divino figlio vi chiama a rinnovarvi interiormente. È urgente che vi convertiate ora. Più e più volte vi ho chiamato alla conversione. I miei figli non vogliono obbedire, ignorano i miei richiami e continuano a disprezzare il mio divino figlio. Questa disobbedienza genera ulteriori sofferenze per l'umanità. La pazzia che affligge questa generazione è il rifiutarsi di camminare verso il mio divino figlio. Amati figli, mantenetevi in allerta spirituale, nutritevi del bene, proteggetevi spiritualmente, ricevete il mio divino figlio adeguatamente preparati, desiderate il bene per i vostri fratelli e praticate il bene in ogni momento. È necessario per voi, in questo momento in cui siete continuamente attaccati dal demonio e dai suoi seguaci. La fede deve mantenere un fondamento forte, saldo, affinché non vacilliate di fronte alle prove quotidiane. Se volete che il demonio stia lontano dalla vostra vita e quella dei vostri cari, scrivete adesso nei commenti: liberaci dal male. Amen. Amati figli, la malattia si avvicina sempre di più a voi, si diffonderà fino a contagiare il maggior numero possibile di creature umane. La malattia è altamente contagiosa e si diffonderà rapidamente, compromettendo il trasporto aereo e ogni tipo di trasporto collettivo a causa del contagio. Vi ho chiamato a utilizzare l'olio del buon samaritano e la calendula per evitare la diffusione di questa malattia, che colpirà così tanti dei miei figli. Inizierà con febbre e malessere corporeo, la tosse sarà forte, e poi compariranno piccole piaghe sulla pelle che diventeranno poi piaghe più grandi, indicando così la presenza di questa malattia. Si tratta di una variante della lebbra, che colpirà i miei figli, e continuerà il suo sviluppo fino a coinvolgere tutto il corpo, se non si affrettano ad adottare le misure adatte. Figli del mio cuore, la guerra sta per scoppiare. E in questo momento i preparativi per essa stanno procedendo su vasta scala, di nascosto alla maggior parte dei miei figli. L'umanità sperimenterà l'amarezza di questa tragedia, precipitando la carestia e una maggiore violenza da parte della creatura umana. Amati figli del mio cuore immacolato, uno dopo l'altro si verificano i grandi colpi della natura in tutto il mondo. Gli elementi non aspettano, e in vari luoghi purificano la creatura umana, nel loro desiderio di lavare via tanti peccati che l'umanità riversa sulla terra. Lo stupore della creatura umana è immenso, nel vedere come le nazioni potenti possiedano armi che non sono state rese note, e che la scienza malimpiegata ha creato. Amati figli, il mio amato angelo della pace soffre nel vedere e sentire il disamore di questa generazione, che ha distorto il significato stesso della parola amore, conferendole un senso egoistico, un senso di possesso, di interesse, di libertinaggio, di orgoglio.
L'amore nelle famiglie è soggetto alla convenienza. L'amore nelle coppie è dominato dalla superiorità e dall'egoismo. L'amore verso i fratelli è bloccato dalla ricerca del primo posto. L'amore è stato distorto dall'interesse e dall'offuscamento materiale. Per questo, figlioli, vi chiamo a mantenere l'amore per Dio e per il prossimo, come amate voi stessi. L'amore mantiene accesa la fiamma del mio divino Figlio in voi, e di fronte a questa mancanza, è per questo che il mio amato angelo della pace soffre per la creatura umana. Pregate, figli, pregate, la terra continua a tremare in vari luoghi. Pregate per la Cina e Taiwan, sperimenteranno scosse di terra più forti. Pregate, figli, pregate, Cile ed Ecuador, preparatevi, la terra tremerà con grande forza, la Spagna soffrirà. Pregate, figli miei, il momento è vicino, ci sarà un altro attacco nel silenzio. Pregate, figli miei, pregate di fronte a tanta malvagità che si è radicata nell'umanità. Pregate, figli miei, pregate per il Messico, gli Stati Uniti, la Russia, la terra tremerà con forza. Pregate, figli miei, pregate per l'Australia, il Nicaragua e la Costa Rica, il loro suolo sarà scosso. La guerra si intensifica, le nazioni si provocano e scatenerà una guerra totale in tutto il mondo. Di fronte alla confusione, una nazione si precipita e ciò che non è desiderato avviene. Quanto dolore, quanto rammarico, quanto sofferenza dei miei figli per disobbedienza. Non immaginate la terribile prova che la creatura umana si autoinfligge, saranno momenti di travaglio. Un'umanità che accoglie il mio divino figlio nel suo cuore, e un'altra che lo offende fino al sacrilegio. La malattia della negazione spirituale è arrivata, e la persecuzione si verifica. Rimanete attenti, per non cadere nelle tentazioni del male. Le reliquie della cristianità sono profanate dalle orde del demonio. Figli, mantenete la fede, la speranza e la carità verso i vostri fratelli. Nei momenti più impensabili, ringraziate e pregate, mostrando più amore, più fraternità, più del mio divino figlio. Senza timori, camminate con passo sicuro. Le legioni degli angeli vi custodiscono, sotto il comando del mio amato arcangelo Michele, e questa madre, rispondendo alle suppliche di ciascuno di voi, vi farà sentire la sua vicinanza. Il mio divino figlio vi consola e vi dà segni e segnali, perché rimaniate sicuri che egli è con i suoi figli e li protegge costantemente. Il mio divino figlio fornirà il pane celeste, affinché per la fame non vi arrendiate nelle mani diaboliche. Restate sempre nella fede. Il mio divino figlio non permetterà che la terra sia distrutta, prima interverrà con il suo potere e arresterà la follia dell'umanità. Vi benedico, vi amo. Non temete le cose mondane, temete di offendere il mio divino figlio. Mamma Maria. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Se pensate che questo messaggio sia importante, vi invitiamo a condividere questo video e ad iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers per non perdervi altri contenuti simili, condivisi con fedeli come voi. Come avete sentito, la Santa Madre ha descritto i sintomi di questa variante della lebbra e ha indicato chiaramente due rimedi celesti, la calendula e l'olio del Buon Samaritano. Mentre la calendula è un rimedio da utilizzare una volta comparsa la malattia, l'olio del Buon Samaritano può essere usato anche come mezzo di protezione. Per conoscere meglio questi ed altri rimedi dati dal cielo, abbiamo messo a disposizione un link ad un PDF realizzato dalla stessa Luz de Maria nel nostro canale Telegram, lo trovate nel primo commento. Ma come abbiamo detto, c'è anche un mezzo di prevenzione, che non è esplicitamente menzionato dalla Vergine Maria, ma si può ricavare analizzando le sue parole. Partiamo da un versetto della Bibbia, Osea 4:6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio,
anch'io dimenticherò i tuoi figli. Quella che sta arrivando non è una malattia qualsiasi, ma è una variante della lebbra. E la vera chiave per prevenire il contagio di questa malattia è la comprensione. Ma comprensione di cosa? Molti prendono le parole ricevute dai veggenti in questi messaggi come semplici previsioni di ciò che avverrà. E questo è l'errore più grande che si possa commettere. La Santa Madre ci sta avvertendo di una purificazione che avverrà in diversi modi in seguito alla nostra disobbedienza. Non a caso, quando nella Bibbia Gesù incontra il lebbroso, questo non gli chiede di essere guarito, ma di essere purificato. Pensiamo che l'uomo stia disubbidendo solo all'appello di conversione, ma ciò che ci vuole far intendere la Vergine Maria è molto di più. Stiamo disobbedendo al duplice comandamento dell'amore. Molti nutrono odio, invidia, indifferenza, desiderio di rendere come un oggetto il prossimo per poterlo sfruttare. In preda al proprio egoismo, considerano il prossimo proprio come un lebbroso, da tenere a distanza e lasciar morire nella sua esclusione. Gesù invece cosa fa? Tocca il lebbroso e lo purifica. Da questo capiamo che Gesù sarà pronto a toccare chi riconoscerà il bisogno di essere purificato. Gesù non escluderà nessuno. Riuscendo a comprendere il senso della purificazione e perché questa malattia sta arrivando, giungiamo alla vera comprensione, quella che ci permette di capire il vero mezzo di prevenzione per questa malattia in arrivo. Nel lontano anno del 1206, Francesco Bernardone, noto anche come Francesco d'Assisi, percorreva la piana di Assisi a cavallo. Fu in quel momento che il destino lo condusse incontro a un lebbroso, avvolto in stracci, emblema della sofferenza e della solitudine. Inizialmente, Francesco istintivamente si allontanò, come molti avrebbero fatto di fronte a una simile malattia. Ma poi, guidato dallo spirito della compassione, il giovane Francesco cambiò rotta. Fermò il cavallo, discese e si avvicinò al lebbroso, dimenticando ogni distinzione di classe o status. Con amore fraterno, lo abbracciò, offrendogli conforto e speranza. Quando riprese il cammino, Francesco si voltò per dare un'ultima occhiata al lebbroso. Ma quel che vide fu la scomparsa del malato. Per i devoti di San Francesco, quel lebbroso non era altro che il figlio di Dio stesso, venuto sulla terra per mettere alla prova la misericordia di quell'ex giovane scapestrato e ricevere il bacio dal suo servo umile. Questa storia ci ricorda che il vero amore e la vera umanità superano ogni barriera e pregiudizio. Che la compassione e la generosità possono trasformare il mondo, portando la luce nelle tenebre della sofferenza umana. La vera prevenzione per questa lebbra che sta arrivando perciò è comprendere a fondo cosa significhi davvero l'amore verso il prossimo. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.